oggi diciamo che abbiamo raddoppiato il nostro impegno con gli ospiti. A questo punto io voglio salutare gli amici di questa band agrigentina che si chiamano Casemo, Filippo Lobrutto, buonasera, e Peppe Ballacchino. Ecco, finalmente io vi faccio l'applauso, grazie, perché è una primizia per me avervi qui. È la prima volta in questo nostro salotto avere questi due elementi, però i Casemo, dobbiamo ricordare, sì, è composta una band da cinque elementi, sì, quindi salutiamo anche gli altri, anche che gli menzioniamo altri. Chi sì, sono? Sono Aldo Passarello, sono Bellini Licausi, poi Alessio Lena e Francesco Lobrutto, il nostro percussionista. Ecco, che salutiamo, non sono presenti per motivi di lavoro sì, ovviamente, quindi la rappresentanza si viene proposta con Filippo e l'amico Peppe. Allora, Casemo, la prima domanda di rito è quella classica, ma perché questo nome Casemo? Questo lo spiega Filippo. Allora, questo nome è nato sempre nell'ambito degli spettacoli. Allora, una sera ci trovavamo in provincia di Agrigento, a Cammarata, e allora è nato così per caso, non avevamo nessun nome, e allora il presentatore dice: allora ragazzi, iniziamo, aspettavamo il nostro musicista, Peppe, che doveva venire, Peppe. Allora ci è sembrato che ci diceva: ma qua siete tutti, allora noi in siciliano Casemo, invece lui ci diceva: ma come vi chiamate? Casemo. Ha scritto Casemo nella regia del foglio. Poi nel frattempo è iniziato lo spettacolo: signore e signori, un gruppo agrigentino, i Casemo. E allora noi, essendo che eravamo stati tirati in ballo, ci siamo infilati come Casemo, e da allora è rimasto il nome Casemo. Che è un nome abbastanza attuale, perché sì, è la stessa cosa quando due persone si vedono e dici: compa, chi si dice? Casemo. Infatti, quindi siamo sempre presenti. È un'attualità presente del nostro dai, dire. Dai più anziani ai più giovani. Esatto, è una cosa molto carina, inusuale, ma comunque è nata spontanea ed è stata apprezzata alla fine, quindi è una cosa molto interessante. Dimmi. Casemo. È Casemo, in realtà qui siamo. Lo dico nella traduzione per chi magari ci sta seguendo, che so, anche perché essendo che siamo collegati un po' anche con il mondo, Casemo nella nostra lingua significa qui siamo. Siamo qui, siamo, ecco, siamo in Inghilterra, però lo dobbiamo tradurre. Eh beh, certo. We are here. Certo, ci sta pure. Allora, però andiamo al fondamento di questo nome, ma comunque di questa band che si occupa di musica etnica popolare siciliana, sì, siciliana, soprattutto anche molto dell'agrigentino, no? Proprio sì, perché c'è sì, una tradizione anche forte della musica popolare agrigentina, ma diciamo con che dei nomi importanti. Sì, diciamo che anche io, almeno parlo per la mia esperienza musicale o anche l'esperienza di Peppe Ballacchino, siamo stati, diciamo, siamo cresciuti con, almeno io da tantissimi anni, quasi 27, ho fatto parte di un famoso gruppo che ha lasciato, penso, la scia e l'eredità alla nuova generazione, la storia della musica popolare siciliana, che è il gruppo I Dioscuri, dove mio zio Giovanni Lobrutto ed Edoardo Cicala, che sono stati i fondatori, mi hanno, diciamo, amalgamato, mi hanno costruito e mi hanno immesso, consumato. Mi hanno consumato, come dice qua l'amico Peppe, con questa musica popolare siciliana. Io la porto da tantissimo tempo, anche grazie a loro, l'esperienza che mi hanno dato, ancora io ne faccio tesoro, dandomi anche la possibilità di suonare, di incidere dischi con grandi come Rosa Balistreri, il nostro compianto Gian Campione, e poi far parte di un musical teatrale come Pipino il Breve con il grande Tony Cucchiara. Ho avuto questa grande esperienza. Allora, per far tenere vivo questa istituzione, diciamo, chiamata Dioscuri, ci siamo creati, io, Peppe Ballacchino e altri amici, questo gruppo che portiamo avanti, diciamo, le tradizioni che abbiamo in un certo senso inculcato dai vostri padri, sì, insomma. Sì, okay. Tra l'altro devo dire che sono stato onorato di avere Dioscuri in diretta, sì, qualche anno fa. È stata veramente una bella esperienza, perché appunto si racconta un po' la tradizione, e questo è qualcosa che è bello anche far conoscere ai giovani, a chi magari non sa nulla, certo, del Gian Campione, sì, o della Rosa Balistreri, ma che in realtà invece nella loro sicilianità raccontano delle cose importanti, delle cose di storie di vita vera, vissuta, e di tradizioni popolari che ancora sì, oggi noi dobbiamo tenere alto. La loro musica si fa sentire in persone, la loro musica si fa sentire in persone che hanno qualsiasi tipo d'età, dai persone di 80 anni a 60 anni a 50 anni, insieme a mio nipote che ha 6 anni e canta canzoni di Dioscuri. Sì, succede anche. Quindi, questo vuol dire che è qualcosa che fanno sentire. E poi la tradizione di un popolo è il popolo che lo parla.
se questa tradizione si canta, si suona e non si parla, vuol dire che il popolo viene cancellato, certo. Quindi le proprie origini vengono cancellate. E infatti dobbiamo portarle avanti, ecco. Ecco, e per fortuna che c'è gente che ci crede in questo, come in questo caso sì. Voi dei Casemo, ma anche altre realtà, e quindi è bello che sia così. Allora iniziamo a scaldare l'ugola, perché vorrei farvi sentire ai nostri amici di Che Gran Serata, proprio i nostri amici qui di Casemo. Ma io vorrei iniziare proprio come hai iniziato tu, da dove è venuta la vostra passione? Io penso anche mio zio Giovanni Lobrutto, quindi di famiglia siamo questi Lobrutti musicanti, poi c'è anche mio cugino con che è il nipote Giovanni, Dario Mantese, che fa parte pure dei Quartet Folk, quindi come diciamo, no, certo. Siamo una famiglia di tradizione popolare siciliana, ma volevo iniziare diciamo questo pezzo, facendovi ascoltare un pezzo che ho scritto, inedito, mio, molto sentito, diciamo nel cuore, all'interno della mia vita personalmente e anche quella di mio zio Giovanni, di un grande che poi ha dato la possibilità nel costruire tutto quello che oggi noi facciamo, almeno per me, per mio zio Giovanni e per Dario Mantese, ed è quello di mio nonno Filippo. Proprio mio nonno Filippo Lobrutto, un grande suonatore di mandolino, un barbiere di Favara, appunto di qua di Favara, che ha insegnato il mandolino a mio zio Giovanni. Mio zio Giovanni e mio nonno le hanno insegnato a me, e io, mio nonno e mio zio Giovanni l'abbiamo insegnato a Dario, il più piccolino. E quindi abbiamo scritto una canzone autobiografica che si chiama A me nanno Filì. Ok, preparati il microfono vicino e prego. Pani duro di tanti orna e mi contava quando io si niva mi lisciati a suonare con l'amici vi trovare a grazia lo suo amore quando mi insegnasto mandolino cilito innamoravo ancora oggi sono le so canzoni e già mandolinata che va così non ci si chiù ricordo ancora le tue parole guarda avanti e cammina gritto e non mancare mai di rispetto ora io ti lascio con tuo parrino caiccio solo a te o accompagnare suonati sto mandolino con piacere e io v'ascuto di già con tutto lo cuore nanno mi lascia un tesoro ancora oggi ricordo le sue parole e le tengo con me ancora no cuore. Ciao nonno.
applausi, applausi. Grazie, grazie. Lo dovevo. Una bella interpretazione, devo dire. Quindi mi piace anche, come avete notato, in questo salotto si è partiti dagli anni Ottanta con i grandi big di quell'epoca, poi siamo passati ai giovani, come avete visto anche qui voi che siete in radio, e poi la cosa bella adesso è anche parlare di tradizioni della nostra bella Agrigento, della nostra provincia, e quindi con dei personaggi che finalmente sono riuscito ad avere in radio, perché insomma capisco che poi gli impegni non permettono di essere sempre disponibili, ma questa sera in parte ci siamo riusciti. Casemo, protagonisti di Che Gran Serata, e continuiamo a parlarne, perché insomma hai parlato di una tradizione familiare che anche con i Quartet Folk, protagonisti anche qui a Che Gran Serata, sta vivendo veramente un'altra, come posso dire, stagione di successo, perché stanno portando avanti dei discorsi interessanti. Poi tra l'altro i ragazzi sono stati a Rete 4, insomma hanno veramente viaggiato tanto, e anche il riscontro in città è stato veramente forte. Cosa possiamo dire? Insomma, abbiamo sentito questo brano personale, però insomma in playlist ci sono veramente diverse situazioni. Parliamo anche un po' degli altri, degli assenti, quindi dei vari musicisti. Noi così li descriviamo un po', abbiamo un Aldo Passarello, sì, e così sì, via. Abbiamo cercato quest'anno, avvicinati ti prego al microfono, quest'estate perché abbiamo portato in giro il nostro spettacolo La Sicilia si racconta, e diciamo abbiamo avuto grandi amici con noi come Aldo Passarello, che secondo noi, secondo anche le persone che l'ascoltavano, è l'erede della voce di Gian Campione. Noi ironicamente lo chiamiamo il clone di Gian Campione. Il clone, il Gian Campione cinese, così avete aggiunto anche qualcosa di orientale. Ma non finisce qui, come diceva un noto presentatore. Poi abbiamo avuto anche l'idea, anche perché la bravura non è da poco, di avere con noi il figlio del grande maestro Franco Licausi, l'autore della canzone Vittina Crozza, famosa in tutto il mondo, un grande bassista, Franco Bellini Licausi, dove lui sempre nei nostri spettacoli che facciamo in giro per la Sicilia ci raccontava alcuni aneddoti che suo papà aveva in quel periodo con suo zio, perché erano Franco e Totò Licausi, erano i due che avevano il grande orchestra Licausi. Da lì è nato grandi pezzi come Pinavasata, tutti sanno, già di Rosa Ballistrieri, no, Pinavasata è di Franco Licausi. E poi con noi naturalmente avevamo anche dei validi musicisti come il maestro Totò Sciacca, che è un favarese doc, poi abbiamo avuto anche Alessio Lena, è un percussionista di Agrigento, poi c'è Francesco Lobrutto, nonché mio fratello, che è un percussionista, anche lui fa parte della famiglia Lobrutto, diciamo. E allora notavamo che in questi paesini della città di Agrigento, come Sant'Angelo Muxaro, che abbiamo fatto il 3 agosto la festa del santo padrone del paese, poi siamo stati a Montallegro, poi siamo stati a Grotte con una comunità, dove c'erano una comunità di inglesi che diciamo emigrati da Londra, sono venuti a Grotte a vedere il nostro spettacolo, hanno acquistato tutti i nostri CD, ci siamo divertiti, guarda, una cosa fantastica. Bello, poi Aragona, abbiamo fatto pure Aragona, ecco, Aragona la sagra, sì, ci sono diverse tappe interessanti, oltre alle tournée all'estero abbiamo anche le nostre serate qua nell'interland agrigentino. Allora, visto che appunto siete molto apprezzati, ci fa piacere e vi vogliamo anche apprezzare in radio, quindi noi adesso ci fermiamo un istante per alcuni suggerimenti. Benissimo. Che dobbiamo dare anche ai nostri radioascoltatori, per poi riprendere magari con un brano che il già brano è di presente apertura in del nostro gruppo. Ok, quindi lo sentiamo tra un po' qui con il Casemo a Che Gran Serata su RF101, a tra poco. Cantare la nostra Sicilia, ma
per cantare tutti sti canzoni. La nostra terra tu innamorari, pigliamo gli strumenti e cantiamo, senza mucciare tu o i cuseo. Venica, casemo, venica, casemo, venica, casemo, venica e canta libertà. Scordamo di li nostri padri, capissa terra la vita ci desi, non ci stanno i li patruna, la libertà distruggi la catina. E allora venica, venica casemo, venica, venica casemo, venica, venica casemo, venica e cante libertà. Venica, 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 venica. Venica, venica casemo, venica e canta libertà. Cari proprio loro, il Casemo a questa serata su RF 101, abbiamo sentito il brano che porta proprio il nome del vostro, della vostra band, il Casemo. Del gruppo, del nostro gruppo. E siamo contenti di averla sentita perché abbiamo anche apprezzato all'interno di questo pezzo tutti quelle che sono le sonorità, i vari strumenti, no? Dicevamo gli prima il friscaletto, il mandolino, il marranzano, insomma c'è veramente tanta Sicilia, sì, ok? Quindi sì, tanto meridione, tanta, come posso dirti, qualità. Sì, che la nostra musica ci dà. Ma solo noi la possiamo dare questa qualità con gli strumenti che già solo a vederli emanano calore, allegria e fantasia. Quindi dico, sono sempre quegli strumenti che portano, specialmente il fischialetto, che il fischietto è uno strumento rumoroso, acuto e anche squillante, dove porta allegria. Cioè, esatto, già uno sente il fischietto e si mette a ballare la tarandella. Praticamente è uno strumento che parte per l'allegria, il fischialetto. Certo, rispetto alla fisarmonica, per esempio, che ha magari quelle sonorità in cui può essere anche di dolore, eccetera, certo, cioè, il fischietto invece il fischietto già di passare. Basta che tu senti suonare il fischietto, già. Però non sei molto confidenziale con i microfoni, sto notando. Lo so, non so se devo parlare così o devo parlare così. Ora metto così e poi. Va benissimo, in quel modo va benissimo. Metto così, dicevo, okay. Vabbè, così nello stesso quindi tempo, stavi dicendo che praticamente il fischietto anche per te è uno di quei. Mi ricordo a tempi Gian Gambione, che ho avuto il piacere di suonare con Gian Gambione, sempre mi diceva: per far alzare le persone dalla sedia, ora si sente fortissimo. Ok, dai. per far alzare le persone dalla sedia, devi suonare il fischietto. Appena si suona il fischietto, da tarantella, da mazurka o qualsiasi cosa che sia siciliana, già porta allegria. Poi se ci associa un bel tamburo, una bella chitarra, una bella fisarmonica. E la cosa più strana che abbiamo visto negli ultimi anni di gruppo che ho fatto io era che all'estero la cosa che andava per la maggiore ma di particolare più che altro era un bummolo, cioè era un vaso, il bummolo a quartara era il vaso di terracotta, si rompeva quindi che si lanciava in aria e serviva nell'ambito musicale a sostituire il basso, quindi si faceva un suono. E questo era un basso che veniva orchestrato con il fischialetto, la fisarmonica, il tamburo e la chitarra e formava la classica orchestra siciliana. Bello, bello. No, mi piace che racconti questi dettagli perché realmente stanno ad indicare, a far capire all'ascoltatore anche quello che praticamente sono le varie parti. Ma ci siamo dimenticati dal marranzano puro. Il marranzano. Che bisogna saperlo suonare, sì, perché insomma c'è il rischio. Ti posso andare i denti con la lingua. Esatto, c'è il rischio che si vada
andata al pronto soccorso, sì, se non sì, sei sì, in sì, grado. Sì. E beh, anche quello significa avere tecnica nello strumento, saperlo suonare. Allora, siccome i nostri tempi sono in effetti ormai quasi agli sgoccioli, vorrei far sentire qualcos'altro. Sì, noi possiamo farvi ascoltare. C'è un brano che vorrei, sì, brano, che ci tengo tanto perché ne abbiamo parlato, sì, ed è legato, Sbarcaro, ad un'attualità. Sì. Si intitola Sbarcaro. Sì, parla delle triste vicissitudini, delle vicende che cadono di questi migranti che perdono la vita in mare. E allora questo pezzo l'ho scritto ascoltando le parole di un ragazzino di 17 anni che, sbarcando da Porto Empedocle, parlava l'italiano o si faceva capire, allora mi raccontava la sua storia. E da quell'incontro è nato Sbarcaro. E noi la sentiamo qui a Che Gran Serata il Casemo. Terra di Sicilia, che ci venno tutti quanti, con l'usore e con l'umare, si ricria tutta la gente, grandi e nichi sono contenti, quando toccano ste sponde, l'abbrazzama con i grandi, acqua e pane di sta gente, che sto mare non appartiene, che sto mare è di tutti, e grappiamoci sti porti, se di colori sono diversi, sono frati, sono soro, sono come un gran tesoro. Accogliamo tutti quanti in una vita allegramente. Conoscevo un picciotteggio che con l'occhio mi parlava, la sua storia mi contava e lo sangue ci scurriva, la sua terra che chiangiva e nel giù mare giù spirava, qualche giorno la mia vita io t'affido con speranza, quando viene il suo ragnorno che partiamo con lo scuro, come la gente scappamo stanno attendo l'incagliaro, e in mezzo alla burrasca con le chianti e le lamenti, grandi e nichi tutti quanti affidiamo alla sorte. Quando vittimo rispondi a gridare tutti quanti, abbracciamo già la gente e l'aiuto mi fu grande, con una tava che piangiva, che moriva e che gridava, finalmente la mia vita niente giorno mi nasceva, la speranza mi fu data di una vita assai più bella, e pensando alla mia terra mi scordavo pure la guerra, spero un giorno di tornare e la pace già giovare, senza mai più scappare e sta terra più lasciare. Mi associo gli applausi perché dalla regia grazie, partono questi applausi. Grazie, abbiamo sentito un pezzo direi molto profondo, Sbarcaro, perché praticamente racconta anche l'attualità, perché sì, questo fenomeno degli sbarchi continua ancora oggi e le problematiche che ci stanno attorno sono veramente molteplici. Detto questo, il Casemo che stiamo seguendo nel nostro bel salottino ci raccontano adesso invece un'altra cosa, cioè il fatto che comunque sia nel contesto la
la città di Agrigento, la provincia, come risponde il pubblico? Ma di solito, allora, noi da quasi 10 anni, anzi di più, più di 10 anni, abbiamo inserito nel nostro repertorio una classica tradizione che andava scomparendo. Ora, oggi qual è la tradizione? Le classiche serenate prima del matrimonio. Allora, ancora più di 15 anni fa, con Peppe Sciortino, che lo salutiamo, è sì, un sì, ex salutiamo. Componente dei Casemu, ci siamo inventati uno spettacolo nella serenata. Cioè, la serenata era la classica canzone d'amore sotto il balcone della ragazza. Scendeva la ragazza dopo aver accettato la serenata, gli si consegnavano i fiori, un bacio e poi tarallucce e vino e finiva. Noi invece abbiamo creato uno spettacolo nella serenata, cioè coinvolgendo tutti i parenti, il padre della sposa, ma non solo con la musica, ma con giochi fanciulleschi, tiritere, con scioglilingue, parlando di cultura con dei santi. A proposito di questo, no? Sì. Perché poi sono curioso e mi piace, perché io ho assistito ad una serenata da voi fatta qualche anno fa, proprio vicino dove abito. Però parlavi tu di serenata, ma anche di cunti, canti, sì. Stornelli. No, perché c'è qualcosa che ti viene in mente, sì. Che potresti anche dire? Anticamente non c'erano i tablet o Facebook, ma c'era la zia vicinzina. La zia vicinzina era la zietta. Qualche scioglilingue. Sì, sì, tipo che so. Allora, per imparare i bambini piccoli all'età di 4-5 anni a spidugliare la lingua, la zia vicinzina gli diceva degli scioglilingua. Per esempio, facciamo questo: la faccio prima piano per capire le parole e poi la facciamo veloce. Quindi lazia pippa cosci sicchi vinni sicce scippa zicchi, vinni sicce scippa zicchi, lazia pippa cosci sicchi. Per farla veloce, quindi aiutare il bambino a spiegare la lingua, si faceva lazia pippa cosci sicchi vinni sicce scippa zicchi, sicce vinni scippa zicchi, lazia pippa cosci sicchi vinni sicce scippa zicchi, lazia pippa cosci sicchi. E quindi quel bambino riusciva a spidugliarsi la lingua, quindi... Eh sì, questi sono dei aneddoti che ti fanno capire quanto è bello la storia. No, io non mi accingo proprio a questa facile. Sotto un palazzo c'è un cane pazzo, te pazzo cane, sto pezzo di pane. Ripeti, Morelli, forza. Allora, sotto bello. Un palazzo c'è un cane pazzo. Dove? Sotto il palazzo, no? C'è un cane pazzo. Poi? Te pazzucani, sto pezzo di pane. Ora dillo veloce. Sotto un palazzo c'è un cane pazzo, te pazzucani, sto pezzo di pane. Veloce, sotto un palazzo. Provaci, ti crescono i capelli, provaci. Non sono in grado né con le rallenti. Fai questa. Sotto palazzo, da biberia, io tia, cuttune, cuia. Ah, beh, questa è un po' difficile. Diventa anche pericolosa. Ma poi, per esempio. Sì. Però è bello, no? Come state notando dall'ascolto, magari qualcuno dice: ma cos'è che stanno facendo? Stiamo parlando di tradizioni popolari, e quindi qualcuno che magari si è appena collegato, insomma, non ci prende per matti, stiamo facendo cultura. Ecco, anche perché prima c'erano i giochi, diciamo, dei giochi semplici. Giochi semplici quali erano? Prima c'era uno. Mandaluno, oppure la tavola longa. La tavola longa era uno messo appoggiato al muro e gli altri saltavano sopra, oppure c'erano la classica mosca cieca, cioè bendate. Ormai i bambini purtroppo non conoscono più il divertimento classico nella tradizione popolare. Esatto. E noi li abbiamo vissuti, siamo stati fortunati. Sì. No? So che nel 2020 uscirà l'applicazione per giocare nella PlayStation. Sì, da zia Pippa simpatici, come avete notato e sentito, i nostri amici del Casemo, e li voglio ancora salutare, perché adesso andremo a chiudere con un altro brano che vorrei invece spendesse due parole per questo finale, che si intitola Sicilia. Questo è il primo brano che, assieme a un altro favarese, Graziano Mossuto, che salutiamo, eravamo piccoli, avevamo 15 anni, abbiamo scritto insieme questo brano. Parla della nostra bella terra di Sicilia, parla di questa terra fatta di fuoco, d'amore, fatta di colori, di frumento, di grano, e quindi descriviamo in questa Sicilia le cose più belle che noi abbiamo nella nostra terra, offrendole a
coloro che ci vengono a trovare per dirgli non ve ne andate più da qui, perché qui ci sta il paradiso, abbiamo il sole, abbiamo il mare, abbiamo la frutta, abbiamo la temperatura, abbiamo le belle ragazze, abbiamo i capelloni come voi che fanno successo e quindi chi? Comunque abbiamo tante cose, qui in Sicilia, dai colori, diciamo, alla musica, al mangiare, diciamo, alla parte mangiare, culinaria, mangiare, e quindi abbiamo il sole, diciamo, chi viene qui in Sicilia non se ne vuole andare più. Poi se conosce noi se ne va ancora di più. Vorrei ricordare un aneddoto che lo diceva mio nonno, barbiere, come abbiamo detto prima, che essendo barbiere e un grande suonatore di mandolino, mi diceva sempre da piccolino, non me lo posso mai più dimenticare: o papareggio, ricordati, con gesciavuro di gersumino sunge barberi senza mandolino. E questo è rimasto impresso nella mia memoria, e forse è stato, diciamo, quella cosa che mi ha spinto a fare quello a che tutto oggi facciamo, l'onda della tradizione facendo musica. E in Sicilia si nota sembra attuale questa frase che dicevo suo nonno tanto tempo. Beh, insomma, abbiamo in un certo col modo anche conosciuto meglio il gruppo dei Casemo, che hanno avuto grande esperienza oltre che nei nostri teatri anche al di fuori, e che quindi spero di avere al gran completo, proprio perché, insomma, parlare di tradizione è sempre una cosa bella. Noi riusciremo. Scusa una cosa, io usualmente vengo sempre con i capelli, non capisco perché qui dentro forse sono le luci, sembro senza capelli. Le nostre luci hanno un effetto particolare, ma la gente non viene ingannata, perché ti conosce e sa che sei un capellone come me. Sopra Filippo, che abbiamo fatto una sfida qua nel mezzo. Dobbiamo salutare ecco, ai ragazzi. Appunto, volevo dirvi questo, per concludere, saluti e ringraziamenti. Chi vi sentite di salutare e di ringraziare? Benissimo, allora intanto volevo salutare gli amici di La Louvière, che a maggio ci ospitano per la sagra della salsiccia aragonese, e principalmente Peppe Rizzo, che è l'organizzatore. Poi volevo ringraziare tutti i nostri amici che ci seguono nei nostri spettacoli, da Ausilio Eccelso ad Angelo Valenza, a Totò Ballacchino, a Bruno Ballacchino, e tanti altri ragazzi. A Rosetta Lobosco, che è una costa fanzi di 70 anni. Salutiamo la signora. Sì, la signora Lobosco. E poi vorrei parlare delle nostre ultime cose, salutando la prossima tournée che faremo a Odde Donne in Inghilterra. Non lo so, non diviene mai. Andiamo a Oddis Donne, al Centro di Cultura Italiano. Poi volevo salutare tutti i nostri amici, i nostri parenti, salutare te e ringraziarti per la possibilità che ci hai dato. Dobbiamo ringraziare e salutare pure i nostri amici di Zakopane, perché ogni anno ci invitano sempre a questa bellissima festa di Zakopane, che è il premio regia televisiva della TVC, della polacca, diciamo, che ogni anno noi andiamo sempre in questo posto per, diciamo, portare le nostre tradizioni sino in Bologna, cioè facciamo sentire il nostro calore in Bologna. E questo come no, 15 gare. Questo è il secondo anno consecutivo che riceviamo il premio regia televisiva a Zakopane, Polonia. Bene, quindi io vi faccio i complimenti. Grazie. Perché è stato bello poter parlare con voi di quello che non fa quasi mai nessuno, perché in effetti, se fate caso, si dà poco spazio, e noi invece abbiamo voluto anche dedicare questa ampia pagina, abbiamo sforato un po', però ci scusiamo con i nostri radioascoltatori, penso che avranno apprezzato. Ringrazio anche chi ci segue oltre frontiera, nel senso oltre Sicilia, perché sono in tanti anche collegati con Mary D'Agostino, i Casemo e il Bepi. Vi salutiamo, ci ascoltiamo Sicilia, poi andiamo in sigla, io vi saluto e ci sentiamo la prossima settimana. Un bacione a tutti. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Ciao a tutti ragazzi.
cantare questa storia. Voglio parlare di la terra, mi gioca tanto a mia appartenì. Ne sogno innamorato, Sicilia, Sicilia, terra di fuoco e d'amore, terra di sangue e di sventure, narramo e cantamo. La terra